Ero tornato a casa per i campi. Si era nel mezzo dell'estate. Avevano raccolto l'erba e si preparavano a mietere la segale. C'è un'incantevole varietà di fiori in quel periodo dell'anno. Rossi, bianchi, rosa, odorosi, teneri trifogli, insolenti margheritine, mama, non mama, biancolatte con il centro giallo scuro e il loro intenso puzzo di fradicio. La gialla colza con il suo odore di miele. Alte campanule bianche lilla, simili a tulipani, piselli rampicanti, ordinate scabiose gialle, rosse, rosa, lilla e piantaggini dal piacevole profumo appena percepibile, fiordalisi di un azzurro brillante al sole appena spuntati e celesti e rossicci la sera e prima di appassire, teneri fiori di cuscuta dal profumo di mandorla che questo è il vento che fa questo rumore, che avvizziscono subito. Avevo raccolto un grande mazzo di fiori diversi e stavo andando a casa quando notai in un fosso una strana lappola color rosso vivo in piena fioritura, di quel tipo che da noi chiamano tartaro e che falciano con cura e quando per caso finisce nel fieno la buttano via per non pungersi le mani. Mi venne in mente di strappare questa lappola e metterla in mezzo al mazzo. Scesi nel fosso e dopo aver cacciato un calabrone peloso che si era andato a ficcare al centro del fiore e dormiva lì, beato e pacifico, iniziai a strapparla. Ma era molto difficile. A parte il fatto che il gambo pungeva da tutte le parti, anche attraverso il fazzoletto nel quale avevo avvolto la mano, era così spaventosamente tenace che combattei con lei per 5 minuti, lacerandone una ad una le fibre. Quando alla fine ebbi strappato il fiore, il gambo era ormai tutto a brandelli e il fiore stesso non sembrava più così fresco e bello. A parte quello, rozzo e grossolano com'era, non era adatto ai teneri fiori del mazzo. Rimpiansi di avere rovinato per niente un fiore che stava così bene al suo posto e lo buttai. Però, che energia, che forza vitale pensai ricordando gli sforzi coi quali lo avevo strappato. Con che tenacia si è difeso, come ha venduto a caro prezzo la pelle. La strada per casa passava per un campo di terra nera, maggese, appena arata. Camminavo in salita tra la polvere della terra nera. Il campo arato era di un solo proprietario, molto grande, tanto che dai due lati della strada e di fronte, nell'altura, non si vedeva altro che il nero maggese uniformemente arato e non ancora erpicato. L'aratura era buona e non si vedeva in tutto il campo una pianta, non un filo d'erba, tutto era nero. Che essere rovinoso e crudele l'uomo. Quanti diversi organismi viventi, quante piante ha distrutto per il mantenimento della propria vita. Pensai cercando qualcosa di vivo in mezzo a questo nero, morto campo. Di fronte a me, a destra della strada, si scorgeva un cespuglio. Quando fui più vicino, riconobbi nel cespuglio quei tartari, un fiore dei quali avevo strappato per niente e buttato. Il cespuglio di tartari era composto da 3 getti. Uno era strappato e quel che restava del gambo spiccava come un braccio amputato. Pensate al paragone con i ceceni, naturalmente. Gli altri 2 erano in fiore. Questi fiori erano stati rossi, adesso ormai erano neri. Un gambo era rotto e una metà di esso, con il fiore sporco alla fine, pendeva in giù. L'altro, benché sporco anch'esso di terra nera, stava ancora dritto. Evidentemente sul cespuglio era passata la ruota di un carro, e solo dopo si era rialzato e perciò era un po' di traverso tuttavia dritto, come se gli avessero strappato una parte del corpo, rivoltato l'interiore, staccato un braccio, cavato gli occhi. Ma lui stava dritto e non si arrendeva all'uomo che intorno a lui aveva distrutto tutti i suoi fratelli. Che energia, pensai. L'uomo l'ha avuta vinta su tutto, ha distrutto milioni di piante e questo ancora non si arrende. Mi tornò in mente un'antica storia caucasica che in parte ho vissuto, in parte ho sentito raccontare da testimoni oculari e in parte mi sono immaginato. Una storia così come si è formata nel mio ricordo e nella mia immaginazione, eccola qui. Allora, io questo brano lo trovo straordinario, intanto perché parla della lappola. E la lappola, la bardana, Artium lappa, è una strana pianta perché è veramente una musa. Ha ispirato tantissimo Chekhov, ha ispirato la grande scrittrice Janet Malcolm, americana, grande giornalista.